Y la acompañamos suyo con un aplauso. Vamos a hacer un poco. Pero va a conseguir la justicia. Tu hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini
caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi in armi, tu benedici e sorridi i nostri battaglioni e i nostri gruppi, così sia. Bravo! Dai, adesso lo depositi un po', dai. No, ma quando arriva Arianna di arrivo di questa diavolata per le ali finieri e dopo un gruppo che sta aspettando e sta cogliendo pronti a passare la strada. Allora ragazzi, avete l'onore di transitare nel centro di Lucca, portare la fiaccola delle Alpi Niani. Noi tutti abbiamo avuto questo onore, i nostri quattro giovani, Stefano, Giacomo, Nicola e Francesco, si apprestano a attraversare il centro di Lucca. Siamo partiti stamattina da Porto Sant'Albazzo, 140 metri suddivisi in cambio e la fiaccola proseguirà il suo cammino con i nostri campioni Manuel e Danilo. Allora ragazzi! Vai e vinci, ma sempre un po' sognare, e ci resteranno sempre qui nel cuore. Viva gli alpini e per maniere la bandiera di cuore. Freddo oggi, eh? Allora, ancora un paio di tornati e siamo a scrovinare e scendere poi verso Rossana. Una macchia giallo-nera gli attende ragazzi, un po' di tifo, uno dei nostri fenomeni, Bernie e Jalin, che aspettano anche Martini, i nostri campioni, quello che aspettano la fonica. Ma lì l'aveva Renato, lui è un thank you.
sulla piazza Luca Marile, Alberto Mondino e Stefano Falova per proseguire questo avvicinamento a Ponte Chiamare per continuare il proseguimento della fiaccola delle Antonine. Siamo al club 45, si accorcia sempre di più, levando la fiaccola professionale. Agitatevi su, agitatevi! Stanno pian pianino scendendo la valle per portare la fiaccola e consegnarla al gruppo Ana di Saluzzo che la consegna porterà per i prossimi anni. Adesso un altro cambio dei nostri atleti, siamo al 56 km, levando la poco meno di fretta per consumare questa montagna.
Fabio è venuto a far sognare la fiaccola delle alpine di continuare il suo percorso con la scorta sempre il capo del centro maestro della Polizia Federale che si sta aiutando in questa impresa. Voilà, oi bei! Attenzione, attenti, siamo ormai alla 14esima frazione, 15 km si separano da Conte Canale, siamo ormai all'arrivo della nostra ennesima avventura staffetta sopra la nostra valle. Sono pronti Leonardo Giletta, Marra Andrea e Vera che Simone a prendere la fiaccola, a prendere Alcibiadi e continuare il nostro viaggio verso Conte Canale ed eccola sempre più vicina alla pacchia giallo-nera che accoglie i nostri staffettisti e continuiamo il nostro percorso e la nostra avventura verso l'Alta Valle. Siamo già imbarocati, di cuore alpino, i nostri due atleti proseguono il cammino. La nostra probabilmente passeggiata vado a Ronaldo, Leonardo e Simone e sono pronti Luca e Fabio, Luca per il cappello alpino pronto a ricevere la fiaccola e proseguire il nostro viaggio accompagnando, vediamo pronti i nostri fenomeni, i nostri campioni Bernard, Martin, De Matteis, pronti a cogliere il testimone, non ci sono ancora, andiamo avanti, li troveremo magari in fase di riscaldamento, vai per loro, per Luca e Fabio, andiamo incontro ai gemelli per ricevere la fiaccola. Raggiungendo questo destino la fiaccola delle Alpiniadi accompagnate in questo caso dai gemelli Siamo adesso a portare la tavola, eh?
dai fuori. Le aguile del mondo.
corsa, sta arrivando la fiaccola delle Alpiniadi a pianare. Partiti stamattina, 140 tempi della codistica Valle Maraita.
la parte ufficiale è terminata. Dovremmo adesso accomodarci verso dove si mangia. Verso l'entrata di Brida Bottiglia, San Salita Verzola, Corriere dell'Agnello. Due anni fa, 35 anni, siamo di Verzola, sì, e adesso questa occasione qua. Diciamo missione compiuta, ma perché? Perché sì, il più grande spettacolo dopo Big Bang, il più grande spettacolo dopo Big Bang, siamo noi, siamo noi, oh voleci! Il più grande spettacolo dopo Big Bang, il più grande spettacolo dopo Big Bang, siamo noi, siamo noi. Grazie a tutti, abbiamo finito. Vi vorrei ringraziare perché ci avete dato questa opportunità. Vorrei ringraziare tantissimo gli alpini perché noi siamo vicini a loro anche come mentori, questo sicuramente non guasta, ma lo spirito è quello di unire 200 tesserati e le loro famiglie, che vuol dire comunque un giro di più di 500 persone, ed è la cosa più appagante che noi troviamo. Grazie mille a voi di averci dato questa opportunità di conoscere.